Allora, anche all'interno dei padiglioni di Cosmo Bike è sempre in bici, no? Sì, però hai visto che la sto spingendo tipo push bike, così non mi possono sgridare che sto andando in bici. Infatti è una bici elettrica, un e-bike, ma sei a piedi, neanche a pedali. All'interno dei capannoni non si può fumare, non si possono accendere i motori, non si possono accendere i motori. Come è andata e come andrà la stagione? Che progetti ci sono? Sta andando molto bene, abbiamo un sacco di cose nuove in programma e tante novità che tra poco sveleremo e sono molto molto contento. Questa cosa mi sta dando un sacco di soddisfazioni, quindi sono super gasato. Senti, novità che tra poco ci svelerai, però anticipaci perlomeno di che cosa si tratta. Ma diciamo che seguirò la serie prettamente enduristica quest'anno più che il cross country, poi vi diremo quale, e farò ancora un po' di eventi in giro per l'Europa, andrò oltreoceano, quindi un po' di cose nuove. L'agonismo? L'agonismo sì, ci sarà appunto prettamente elettrico e vediamo, forse ci sta anche una gara di cross country, vediamo un po', tra poco vi diciamo tutto. Queste prime esperienze, insomma queste esperienze sull'e-bike, ora si sta diffondendo a macchia d'olio, sta prendendo campo anche a livello agonistico, come la vedi? Ma è normale, voglio dire, le bici vanno alla grande, il business va bene, quindi è normale che questa cosa cresce sempre di più. Sono contento perché ci ho visto un po' lungo, quindi dai, sono più avanti rispetto ad altri. Dici la verità, ogni tanto sulla muscolare ci vai? Sì, ma ci vado un sacco, però le gare per adesso le faccio solo elettriche.